stagione a suo favore, quindi speriamo insomma in una seconda manche decisamente d'altro piglio. Julien, di Geroux! Incredibile! Questa non credo che sia mai stata vista. Non l'abbiamo mai vista. Capovolta in uscita al cancelletto, questa ce la devo far rivedere. Vabbè, lui vuole fare la passerella ovviamente, ma ormai la gara è cestinata. Ma neanche il regista è stato pronto a farcela rivedere, perché cosa può essere successo? Non lo so perché si è ribaltato, cioè forse ha dato veramente, ha fatto una partenza catapulta proprio esageratamente appoggiandosi sulle punte, tant'è che la punta proprio dello sci ha preso nella neve e lui si è ribaltato in avanti. Non riesco a immaginare altro. Liseru ed è un atleta di grandissima esperienza, però lo sci è imprevedibile fino in fondo proprio. Ci dispiace per questo francese che comunque si avvia al tramonto. Ma sai, lui ne ha avute veramente tantissime, è stato un miracolo rivederlo in Coppa del Mondo a questi livelli, partire i primi gruppi, praticamente nel primo gruppo lo si dava per spacciato, ginocchia veramente spappolate, cioè, quindi non avremmo mai potuto riprendere. È stato un miracolo della persona, dell'atleta e anche della chirurgia, della medicina. Eccolo qua. Sì, proprio, si è proprio buttato avanti e ha toccato giù con la...